Mister, si va ad Ascoli, uno stadio difficile per tutti, dove tu tra l'altro però hai lasciato grandi, grandissimi ricordi. Partiamo da quello. Sì, partiamo dai ricordi stupendi. Devo molto a quella città, a quei tifosi straordinari. Ho fatto 2 anni e mezzo, tra virgolette, stupendi della mia vita, anche l'inserimento dei miei figli a scuola, sono stati molto bravi. Al di là di questo, come hai detto tu, è una trasferta difficile, ma è difficile anche per loro. Insomma, noi stiamo lavorando e stiamo lavorando bene, sappiamo benissimo quali sono le difficoltà, le affronteremo con la giusta concentrazione e voglia di far bene, insomma. Quanto respiro, quanta carica ha dato la vittoria contro la Provercelli? Beh, però dobbiamo rimanere coi piedi per terra. Al di là di questo io dico che noi non abbiamo ancora raggiunto niente, siamo ancora come il malato, no? Tra virgolette, il raffreddore, ecco. Ci vuole un po' di, tengo a precisarlo perché ci vuole un po' di aspirina ancora di più, e piano piano io credo molto nel lavoro. Loro sono disponibili in questo e sono convinto e consapevole che loro, al di là della vittoria, però è stata una vittoria tra virgolette non giocata come piace a me, però voluta, dobbiamo fare le stesse cose lì con un po' più di attenzione. Cosa dovrò fare domani tuo 4-4-1-1? Ormai abbiamo visto essere un po' il modulo cui ti punti qui a Modena. Ma al di là, onestamente, del modulo è la loro disponibilità, la voglia di credere nei propri mezzi, che d'altronde ce l'hanno, però è nel loro, come vorrei essere ripetitivo, vengono da un girone di andata straordinario, è ovvio che adesso sono un attimino in difficoltà psicologicamente, mentalmente, e sta l'allenatore dare delle certezze. E nelle certezze le cose più semplici sono le cose più, almeno a me a scuola mi hanno insegnato questo. A proposito di certezze, hai delle certezze di formazione? Ci sono dei dubbi in vista di Ascoli oppure è già tutto chiaro? Ma tutto chiaro no, perché abbiamo alcuni problemini, vediamo domani mattina Usugi, si è allenato a parte, si è allenato stamattina, Della Bona sta riprendendosi, insomma, credo che vediamo domani, insomma, io credo che dobbiamo affrontare domani una partita con un'estrema concentrazione da parte di tutta la rosa. Nell'Ascoli non ci sarà Zaza, che è il capocannoniere loro, il Modena avrà il suo capocannoniere, ma anche il capocannoniere del campionato. Questo sono, il merito va all'allenatore di prima, sono orgoglioso di allenarlo, devo dire, dobbiamo metterlo in condizioni di poter sfruttare di più le sue qualità, che sono enormi, come ha fatto prima il mio precedente allenatore. Devo dire che a me piace lavorare molto sugli esterni e cercherò di mettere in condizione un attimino a Matteo di fare bene come sta facendo, d'altronde, però credo anche in Mazzarani, credo anche in tanti esterni, che anche gli esterni come Nazarevic è un giocatore che, se capisce quanto sia importante la profondità, non sempre il palla al piede, lui diventa devastante, sta a me un attimino a cercarlo di migliorare.